lanciatori, diciamo, che c'è stato un confronto, no? Per cercare una reazione, esatto, da un punto di vista caratteriale, forse c'è stata, però davvero troppo poco visto. A me mai ho detto che Cesena è una squadra importante per noi, noi ci volevamo provare, ma non abbiamo trovato i mezzi giusti. Il primo tempo era bruttina, nel senso che come quelle prima, giocavamo orizzontale o dietro, non siamo mai arrivati. È vero che c'era vento contrario. E Cesena ne ha approfittato con questi lanci lunghi, allora giocano sempre così, lo sapevamo. Peccato che abbiamo preso grosso un errore banale sulla laterale nostra, anche se ieri mattina abbiamo fatto le rimesse laterali. Una che abbiamo fatto, quella di provata ieri, non si è vista. Come mai mister ancora questi errori che lei non vuole vedere, orizzontale e verticale, proprio non riesce a entrare nella mentalità dei giocatori, questo gioco suo veloce che costante contro vento il primo tempo. Non mi ripeto, noi giochiamo, proviamo, noi siamo in settimana tutti i giorni al campo e proviamo delle cose che poi in partita non si vedono. Io dico che molte dipende dalla giovane età, da inesperienza, però loro devono capire dopo 4 mesi che calcio è un'altra cosa e bisogna cercare di fare altra cosa di quello che si trova per 4 mesi giorno in giorno. Qui sarebbe stato troppo più forte questo Cesena oppure sono troppo grandi le difficoltà dei suoi? Io penso che il primo tempo loro hanno fatto bene, il secondo tempo penso che era nostro, anche se il nostro in confusione. Non abbiamo mai fatto una cosa limpida, una giocata importante. Abbiamo attaccato, ma non si sapeva perché e come. Ma perché succede questo? L'ho detto un po' prima, sì, però dire, molto dipende dalla giovanità e dalle inesperienze. L'esperienza si fa solo sbagliando. Noi purtroppo, vabbè, io, questa partita si poteva perdere perché loro sono forti e vinceranno campionato. Quelle 4 prima che non si potevano perdere. Però è anche vero che non è la prima volta che si perde palla nella metà campo avversaria con parecchi mezzi a disposizione. Ma io ripeto il concetto, noi fino a ieri mattina abbiamo fatto rimessa laterale, oggi non se ne è vista una di quello che abbiamo provato e su una sbagliata abbiamo preso il gol. Fa venire rabbia, ripeto, se non si impara a crescere non si capisce quello che c'è bisogno di fare. Sarà tardi, anche se il campionato è ancora lungo e mi auguro che loro sui errori imparano qualche cosa. Allora mi nasce spontanea una domanda, vuol dire, cioè questa squadra la segue, secondo lei, perché se dice... Questa squadra in allenamento mi piace molto. In partita sono convinto che vogliono fare più di quello che devono fare e sbagliano solo. Scusi, secondo te c'è un problema centrale? Noi eravamo sempre secondo attacco del campionato. Per me non è mai problema di centravanti, è problema di squadra. Perché centravanti dipende dalla squadra, se non ci dà una cosa giocabile dentro l'area non ti fa gol nessuno. Se non ci metti un cross vero, qualsiasi centravanti non serve. Dobbiamo imparare a giocare insieme, a giocare quello che si prova. Il problema è che le partite passano, come stanno cadendo più dentro. No, non è normale che ce ne sono tanti.
15 punti dalla vetta sono troppi da recuperare a questo punto. A Cesena sì.